Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlare di Call of Duty Black Ops 4. In un video di avvicinamento alla recensione che arriverà brevissimo, che segue un po' i tre scopriamo che abbiamo fatto negli ultimi giorni relativi alle modalità principali. Perché questo video di avvicinamento con un titolo così forte? Perché secondo me c'è bisogno di parlare di questo particolare argomento, e l'argomento è il Season Pass. Il Season Pass di Black Ops 4. Voi direte: vabbè, ma tutti quanti i giochi hanno un Season Pass, cos'è che rende così scandaloso quello di Black Ops 4? Il fatto che si è creato con Black Ops 4 un pericoloso precedente. Si è creato con Black Ops 4 una situazione difficile da accettare per certi versi, una situazione veramente, veramente spinosa. Partiamo dalle informazioni di base, ovvero Black Ops 4 viene venduto a 70 euro su console, con la possibilità di acquistare in aggiunta un Season Pass convenzionale, così come tanti altri prodotti, venduto però alla modica cifra di 50 euro. Questo Season Pass che cosa include? 4 personaggi esclusivi per la modalità Blackout, 12 mappe aggiuntive per il multiplayer che arriveranno, 4 esperienze zombie aggiuntive che anch'esse arriveranno, e una mappa classificata per la modalità zombie al lancio. Panico. È qui che casca l'asino, come diceva qualcun altro. Perché? Perché siamo di fronte a una situazione veramente discutibile. Il primo, a mia memoria, caso in cui un contenuto di gioco viene limitato ai possessori del prodotto appena acquistato al momento del lancio. Cioè, un prodotto arriva sul mercato già al lancio con contenuti esclusivi per coloro che pagano, e non contenuti cosmetici come spesso accade, ma contenuti di gioco. Cioè, tu non puoi accedere alla totalità dei contenuti che il gioco propone al giorno di lancio se non paghi altri 50 euro. Quindi, se uno volesse, ad esempio, accedere alla totalità dell'offerta di Black Ops 4 dal giorno di lancio su console, è costretto a pagare 120 euro per un prodotto che sì, è ricchissimo di contenuti, ma anche carente sotto tanti punti di vista. E di questo però, appunto, parleremo nella recensione quando sarà. Io la trovo una cosa scandalosa, ma non per Black Ops, ma in generale per il panorama videoludico tutto. Che è quella è la cosa che mi preoccupa di più, perché quando una cosa di questo tipo passa inosservata e pochissimi ne stanno parlando, allora c'è un problema, perché vuol dire che quel qualcosa che non va verrà poi replicato, emulato da altre persone, e così come è successo per tante altre cose ci ritroveremo così all'improvviso da un certo tipo di situazione in cui i modelli di business, definiamoli così, vengono portati avanti in un certo modo, al momento in cui ti accorgi che magicamente ti trovi a pagare il doppio per qualsiasi cosa. Allora, parliamo di un prodotto che è nato, è stato pensato ed è stato messo sul mercato per accontentare gli amanti del multiplayer, quindi un prodotto molto settoriale, con un target ben preciso, molto una nicchia, hanno voluto colpire una nicchia ben precisa, ok? È un prodotto multiplayer only. Io mi aspetto che da un prodotto multiplayer only, che tra l'altro costa veramente tanto per quello che offre, ci sia quantomeno la decenza di proporre tutto insieme. Almeno i contenuti di lancio. Non dico non fare il Season Pass. Va bene, il Season Pass ormai lo fanno cani e porci, lo accettiamo. Però i contenuti al lancio, limitati a chi compra il Season Pass, sono intollerabili. Se non cosmetici, perché già sul cosmetico ci sarebbe da aprire un vaso di Pandora difficilmente richiudibile. Se poi parliamo anche di cose non cosmetiche ma ludiche, cioè io non posso giocare a tutto se non pago 120 euro, c'è un problema. Si crea un pericoloso precedente, e sottolineo la parola pericoloso, perché se dovesse diventare la norma, ci potremmo ritrovare nel momento in cui potremmo non essere più in grado di accedere a tutto ciò che il gioco propone comprandolo, ma essendo costretti, obbligati di volta in volta a comprare gioco e contenuti aggiuntivi per accedere a tutto. Allora, un conto è che uno faccia delle cose, come poi appunto spesso succede, il gioco dopo un mesetto o due esce il DLC che ti aggiunge qualcosa, se vuoi giocare lo compri, non lo compri, cioè, ok. Ma il fatto che in un prodotto multiplayer si creino già delle
delle discriminazioni fra giocatori paganti e giocatori non paganti dal giorno di lancio. È la tempistica che è terribile, non è il fatto in sé, è la tempistica, perché si manda un messaggio terribile a un'utenza che già è stata tradita in parte per la totale rimozione di un'esperienza single player. Per cui ci sarà da parlare tantissimo, però secondo me meritava un approfondimento a parte questo discorso del Season Pass, perché bisogna dirle le cose come stanno. Poi è chiaro, Activision e Treyarch hanno tutto il diritto di fare ciò che vogliono con il loro prodotto, non c'è niente di illegale in ciò che è stato fatto, questo che sia chiaro, però resta il fatto che non è bello. Dalla prospettiva del consumatore pagante, eccolo, io spendo 70 euro per un prodotto e non ho accesso a tutte le funzioni dello stesso prodotto il giorno di lancio. A voi va bene? Io non sono particolarmente entusiasta della cosa, vi anticipo che questo non è che comprometterà il mio giudizio sul prodotto, però resta il fatto che è una macchia su un prodotto altrimenti più che valido, e appunto ne parleremo, perché il prodotto è più che valido, questo che sia chiaro, per quanto sia controverso, discutibile, è più che valido. Però questo Season Pass da 50 euro, cioè quasi quanto un gioco intero, cioè vale quanto la versione PC, il Season Pass, per accedere ai contenuti il giorno del lancio? Non so più che dire.